Volevo salutare le nostre new entry nel gruppo, il loro esordio qui a Mottola, Arcangela, Chiara, Alessio, e il nostro sì e no, speriamo che adesso sia più sì che no, perché per lavoro lui è sempre assente, c'è Giambattista, e la nostra straniera, Angela. L'ultimo pezzo che vi proponiamo si chiama Kikiriki. Kikiriki e parla di un gallo che non ne vuole sapere più niente. Allora si pensa subito al sostituto di un bellissimo galletto più arzillo che fa più, molto di più, del gallo oramai. Lì, niente, no? Non fa più niente. Tutto il resto adesso ce lo dice Lillino. Kikiriki, cucucucu. Stiamo aspettando il gallo, perché lui pian pianino deve arrivare a questo gallo. Ma il galletto c'è? È arrivato? È arrivato! Chi?
Grazie, e nel ricordarvi i nostri due tre prossimi appuntamenti più importanti, perché di appuntamenti così ce ne abbiamo a bizzeffa. I tre prossimi nostri appuntamenti più importanti: domani Sagra della Farnette, lunedì siamo in quel di Grottaglie, il 18 Festival Internazionale a Manduria. Adesso passo la parola alla plurivincitrice della trasmissione TV, la sai l'ultima, la pluricampionessa Laura Leo. Direttamente da La Sai l'ultima, Laura Leo presenta da Torino Alicata tutta una risata. Oh yeah. Perché devo dire che io sono entrata, prima sono andata di corsa in farmacia, è entrata una signora di qua, di Motta, e fa: dottor, dottor, per cortesia, mi serve una bottiglietta di arsenico per mia suocera. Dice: signora, ce l'ha la ricetta? No, ma tengo la fotografia, va bene lo stesso. Per queste suocere, ce l'hanno tutti con la suocera. Ma comunque devo dire che in farmacia succedono le cose più strane. Pensate che io qualche giorno fa sono andata in farmacia, è entrato un vecchietto a Roma: adottò, mi serve la bottiglietta di Viagra. Cioè, ma che ce devi fare col Viagra? Cioè, io ho 80 anni, adottò, c'ho una per le mani, mi serve una pasticca di Viagra, ma non te la posso dare, cioè, io ho 80 anni, ti viene un infarto. Dottò, ho conosciuto una che è una casa, insomma, a un certo punto il farmacista viene preso da come si dice, da un attimo. Sani fuochi d'artificio, viene preso da un momento di compassione, va dietro allo stanzino, prende una aspirina, la colora da zucchero, ciao, mi raccomando, domani mattina ripassa qua che te